Che i cittadini di Monza hanno dovuto subire per via dell'amministrazione comunale, perché poi a questi vanno sommati ovviamente tutti gli aumenti che ci sono stati a livello nazionale. Questo è quello che è venuto fuori, i dati che trovate qui sono i dati che sono venuti fuori dall'ultimo bilancio approvato e che Simone Villa ha estrapolato in maniera molto semplice, molto comprensibile a tutti, quando fece quella bellissima tabella, le tasse del PD dalla culla, ci inseguono dalla culla alla tomba, perché è proprio così. Tasse un po' ovunque, dalle concessioni cimiteriali, gli asili nido, le attività sportive, le mense e tante altre cose come l'IMU, la TARI, l'addizionale IRPEF e non solo, e quindi questo noi l'abbiamo voluto mettere in evidenza per evidenziare come i cittadini monzesi si trovano costretti a trovarsi di fronte a questi aumenti spropositati. E l'idea di questa marcia, l'hanno già detto loro, però volevo aggiungere due cose: non nasce contro qualcuno, ma nasce a favore di qualcuno, cioè a favore di quei dimenticati di cui parlava Cristiano, di cui le istituzioni non parlano. E io sono profondamente convinto di una cosa, cioè che chi ricopre un ruolo istituzionale è pagato dai cittadini italiani. Se sei pagato dai cittadini italiani, devi fare l'interesse dei tuoi cittadini, non degli ultimi arrivati.